In questo nuovo video tutorial ci occupiamo di costruire il terzo menu orizzontale. Abbiamo visto la tecnica per costruire quello che è più in alto di tutti, il menu superiore. Abbiamo visto la tecnica per costruire il secondo menu orizzontale, quello per soggetti. Ci rimane ancora da costruire il terzo menu orizzontale, quello che occupa la zona sotto il footer o piedi pagina. Come si può notare, se noi non costruiamo il nuovo menu, tutte le pagine vengono a essere inserite automaticamente nella zona disponibile, che appunto è assegnata sotto il footer. Si tratta ora di decidere quali nuove pagine saranno da posizionare nella posizione bassa. Vediamo, diamo una veloce occhiata al nostro modello completo e vedete che sotto il footer noi abbiamo solo tre elementi: note legali, privacy e credito. I crediti sono tre elementi importanti, i primi due peraltro sono presenti anche tra i contenuti minimi obbligatori per i siti della pubblica amministrazione. Ancora una volta, in questa fase ci accontentiamo di costruire delle pagine vuote che poi riempiremo in un secondo momento. Torniamo al nostro sito, andiamo in amministrazione. E come detto, dobbiamo per prima cosa costruire tre pagine nuove. Andiamo in nuovo, nuova pagina. Ricordo quali sono i tre: note legali, privacy o privacy, crediti. Aggiungi nuova pagina, note legali, e la pubblichiamo semplicemente con il tasto pubblica, senza dare informazioni aggiuntive e attualmente ancora senza contenuto. Poi prepariamo la seconda pagina, quella sugli elementi di riservatezza, privacy, privacy secondo del fatto che noi la pronunciamo in americano o in inglese, pubblica, e successivamente la pagina con i crediti. Nuova pagina anch'essa, aggiungi nuova pagina, crediti, pubblica. Bene. Costruite le tre pagine, si tratta ora di costruire il menu. Andiamo nella zona di amministrazione, aspetto, menu, e dobbiamo andare a costruire il terzo menu orizzontale cliccando su più, aggiungi menu, gli diamo un nome, lo chiamiamo menu inferiore, e cliccando su creazione menu lo creiamo. Come lo popoliamo? Portando la barra di scorrimento in basso, ecco che troviamo le tre pagine appena costruite. Le selezioniamo e clicchiamo in corrispondenza di aggiungi al menu. Ecco che sono presenti all'interno dei contenuti relativi al menu inferiore e naturalmente anche in questo caso noi possiamo trascinare il mouse e ordinarli in modo differente. E poi salvare il menu, ricordiamo sempre questa operazione di salvataggio senza la quale non ha effetto la nostra operazione. Come ricordiamo, come abbiamo visto anzi in altri casi, i menu orizzontali li gestiamo direttamente dal menu. Quindi andiamo sul menu 3, che è il terzo ancora bianco, e gli diciamo che deve ospitare i contenuti del menu inferiore. Cliccando su salva e andando a visualizzare il sito, ecco che notiamo che il menu inferiore è stato popolato correttamente.